A tutti voi benvenuti a questo nuovo approfondimento. Parleremo di sicurezza, di innovazione in termini di sicurezza digitale per le aziende. Lo faremo insieme al nostro ospite in studio. È con noi l'ingegnere commerciale di Securitaly, Luca Cimatti. Benvenuto. Grazie per l'invito, ben trovata. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, ingegnere. Allora, lei è un ingegnere commerciale, ma di cosa si occupa questa figura professionale? Spieghiamolo ai telespettatori. Allora, innanzitutto un ingegnere commerciale è dapprima un commerciale, quindi si occupa di quello che è il rapporto con i clienti, la redazione delle offerte, ma è anche una persona che si occupa dello sviluppo di nuovi progetti, quindi un ingegnere che si occupa dell'ingegnerizzazione, dello sviluppo e dell'ascolto di quelli che sono le richieste del mercato, ma la richiesta anche dei clienti, nello supporto e nello sviluppo di quelle che sono le principali richieste del mercato. Si occupa così dello sviluppo commerciale di Securitaly, una realtà importante del territorio, una dei player più affidabili e qualificati nel segmento della sicurezza. Allora raccontiamo questa realtà. Sì, Securitaly si occupa di fornire sicurezza a 360 gradi sia per le aziende pubbliche e private, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione della gestione della sicurezza dei grandi eventi. Ed è un gruppo composto da diverse anime, definiamole così, anime specifiche. Quali allora le divisioni che compongono questo gruppo? Sì, per l'appunto per fornire sicurezza abbiamo 5 varie divisioni all'interno del nostro gruppo. Abbiamo la divisione SecureScan Sicurezza, abbiamo la divisione SecureScan Industria, la divisione Secure Power, la divisione Controllo Accessi e la divisione Hobby Sport. La divisione SecureScan Sicurezza si occupa principalmente di quelli che sono gli apparati ad alta sicurezza. Possiamo immaginare quelli che sono gli apparati di controlli a raggi X per ispezione dei pacchi postali o dei bagagli. Poi parliamo di apparati a metal detector a portale per ispezione delle persone che possono partecipare ad eventi, ma anche apparati a metal detector per quanto riguarda una prima ispezione, un primo screening tramite portale e manuale screening. Poi trattiamo anche tutti quelli che sono oggetti per effettuare una sicurezza fisica, come tornelli a tutta altezza, mezza altezza, varchi stile metropolitana, quindi parliamo di tutto quello che è l'ambito della sicurezza di alto livello. Poi abbiamo la divisione SecureScan Industria, che si occupa delle indagini non invasive a livello industriale. Tra i prodotti che trattiamo abbiamo sistemi di videoispezione, sistemi per quanto riguarda lo screening dell'eventuale presenza di metalli per il controllo alimentare, ma anche per il controllo tessile. Poi abbiamo la nostra divisione Secure Power, che dà la possibilità di garantire alimentazione continuativa elettrica tramite gruppi di continuità. Chi sono tutti i nostri principali clienti? Sia i grandi poli a livello di aziende importanti che non hanno la possibilità di bloccare quella che è la loro produzione, quindi vogliono garantire continuità nella produzione dei loro prodotti, ma anche piccole aziende che non hanno la possibilità di fermare quella che è l'alimentazione del loro PC, quindi garantire sicurezza elettrica e continuità operativa a tutte le aziende, con la possibilità anche di fornire contratti di manutenzione per garantire una buona manutenzione di tali apparati e una certificazione di corretto funzionamento degli apparati. E ingegnere, il nostro territorio è caratterizzato da grandi eventi, non solo il nostro territorio ma l'intero paese, e la sicurezza dei grandi eventi è tra i vostri punti di forza. Sì, una delle nostre prime esperienze parte di un nostro socio fondatore fu l'organizzazione della sicurezza durante le Olimpiadi di Torino nel 2006. Un grande evento importante per quanto riguarda l'Italia, anche molto seguito da parte della stampa e dal punto di vista dell'organizzazione, in quanto in Italia non si organizzavano Olimpiadi dai tempi di Roma 1960. Per questo fu un impegno veramente importante, tosto, ma andò tutto per il meglio. Instaurammo un rapporto di collaborazione con il colosso americano Garrett, che tuttora è in corso d'opera per la fornitura di portali metal detector per il controllo durante questi eventi. Siamo anche tornati a Torino, durante questo anno per l'Euro Song Vision Contest,
uno, anzi, l'evento non sportivo più seguito al mondo. E anche in questo caso abbiamo fornito quelli che sono i controlli e screening delle persone per l'accesso agli eventi tramite la fornitura di portali a metal detector. Negli ultimi anni abbiamo anche effettuato attività di controllo della sicurezza per quanto riguarda attività politiche. Per esempio, nel 2021 abbiamo preso parte al pool di aziende che sono occupate della gestione della sicurezza del G20 di Bari, Brindisi e Matera e il G20 Bene. Di Roma. Bene, e dagli eventi, dall'intrattenimento, passiamo al tema sanitario, perché con il diffondersi del Covid-19 il mondo per la prima volta sperimenta nell'era moderna l'emergenza pandemica che richiede anche di rivedere, no, la sicurezza. Voi come avete affrontato questo momento, questa situazione? Sì, 2020 anno di svolta per tutti, anche per noi. Si fermano certo. I grandi eventi, ma noi non ci potevamo fermare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato e sviluppato soluzioni per garantire sicurezza a tutti i nostri potenziali clienti. Quindi abbiamo ascoltato innanzitutto quello che era la richiesta del mercato. Tutte le aziende ci richiedevano apparati per garantire sicurezza ai propri dipendenti. Per prevenire così l'epidemia sanitaria. In una prima fase abbiamo sviluppato soluzioni per quanto riguarda l'igienizzazione degli ambienti, perché la prima cosa che veniva richiesta era di isolare il virus il più possibile. In un secondo momento abbiamo sviluppato apparati per il controllo della temperatura, per monitorare la temperatura, per garantire la sicurezza dei dipendenti. E in un ultimo momento ci veniva richiesta anche quella che era la possibilità di effettuare uno screening automatizzato del Green Pass, per cui abbiamo sviluppato soluzioni automatiche per il controllo e la verifica del Green Pass. E in uno scenario geopolitico come quello attuale, che è complesso e richiede ancor più sicurezza, avete introdotto degli dispositivi ancor più performanti? Sì, per l'appunto in questa fase abbiamo introdotto quelli che sono termoscanner con un grado di affidabilità molto alto, con la possibilità di effettuare uno screening veramente efficace della verifica della temperatura, ma anche apparati sempre più tecnologici. Ci venivano sempre richieste soluzioni sempre più ad alto livello di sicurezza. Per cui abbiamo sviluppato anche soluzioni per quanto riguarda un controllo degli accessi ad aree riservate a aziendali, come possono essere magazzini, parcheggi, comunque tutte quelle che sono le zone di una determinata azienda per cui era richiesto un controllo degli accessi. E vi occupate inoltre, non finisce qui, di sviluppo di software, cioè? Sì, in pratica la nostra divisione di controllo accessi, e rilevazione delle presenze, che è una di quelle più in vigorosa espansione in questo determinato momento, ha al proprio interno un organico altamente specializzato con la possibilità di sviluppare internamente quelli che sono i software che poi garantiscono il corretto funzionamento di tutti i nostri apparati. Tutto il nostro personale effettua l'attività di analisi, sviluppo e collaudo di tutti i nostri firmware e software che vengono installati all'interno dei nostri dispositivi per garantire un alto grado di sicurezza dei nostri apparati e vengono redatti in conformità a quelli che sono i principali standard di sicurezza del momento, ISO 9001 e ISO 14001. Quindi parliamo in qualche modo di un controllo digitalizzato degli accessi, per cui è vita più semplice per le aziende, ma anche per chi gestisce il personale. Esatto. Così, ingegnere. Esatto, vita più semplice per le aziende, di qualsiasi tipologia di aziende, private e pubbliche, in quanto abbiamo sviluppato soluzioni sempre più digitalizzate per semplificare l'attività di check-in e di accesso nei luoghi. Un esempio, siamo in Romagna, terra di ospitalità, terra di turismo, per questo ci veniva richiesto dai Bed and Breakfast una soluzione per quanto riguarda un check-in automatizzato per l'accesso alle strutture. In questo caso abbiamo sviluppato una soluzione per cui la persona che vuole effettuare una prenotazione ha la possibilità di effettuare una prenotazione direttamente da remoto tramite un proprio portale. Il gestore ha poi la possibilità, senza essere presente in struttura, di gestire quello che è un pass tramite QR code per una gestione completamente automatizzata dell'accesso alle strutture.
Tale tecnologia può essere sfruttata anche per le aziende pubbliche e private, sia per effettuare un'organizzazione di quelli che sono gli eventi all'interno delle aziende, ma anche per un'organizzazione delle riunioni, per un'organizzazione di quello che è la qualità a livello dell'azienda, per l'organizzazione di tutte le tipologie di richieste che possono avvenire nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Interessante poi che stiamo parlando sì di una realtà innovativa, che si schiera però anche dalla parte della natura, diventando così un attore attivo e consapevole nella divulgazione delle politiche ambientali. Sì, certo, siamo molto attenti a quelle che sono le tematiche dell'ambiente. Siamo certificati ISO 14001 e nell'ultimo periodo, mi piace ricordare, abbiamo preso parte ad un progetto Cesenatico città ad impatto positivo, che si schiera a favore dell'ambiente e di tutte quelle politiche di inclusione sociale che possono dare la possibilità di includere maggiormente la popolazione in quelle che sono le tematiche socialmente utili. Abbiamo poi, tramite la nostra divisione hobbistica, che si occupa prevalentemente della fornitura di metal detector delle più famose marche al mondo, effettuato un periodo in cui fornivamo, con l'acquisto di un metal detector, di una piantina di quercia, invitando anche i nostri clienti alla possibilità di piantare tale piantina per contribuire a un miglioramento di quello che è l'impatto ambientale delle persone. E ingegnere Cimatti, per stare al passo coi tempi, questi tempi così frenetici che corrono, bisogna investire. Investire, esatto. Nell'ultimo anno abbiamo aperto un nuovo polo, poco lontano dalla nostra sede principale. Questo nuovo polo è dedicato prevalentemente alle attività di ricerca e sviluppo, quindi nuovi posti di lavoro con figure altamente personalizzate. Abbiamo effettuato varie assunzioni di personale altamente qualificato e vorremmo andare a implementare sempre più quella che è l'efficienza dei nostri apparati ad alto livello tecnologico. Inoltre, sempre nella stessa nuova sede, abbiamo aperto un nuovo showroom, quindi un ambiente che dà la possibilità a tutti i nostri clienti di visualizzare, ancora prima di effettuare l'acquisto, tutti i nostri prodotti, vedere tutti i nostri prodotti per capire il funzionamento e capire tutte quelle che possono essere le necessità che riescono a soddisfare con i nostri apparati. Personale altamente qualificato, ha detto ingegnere, quindi dobbiamo parlare di formazione a questo punto. Esatto, uno degli scogli più importanti, ma la cosa veramente più importante a cui stiamo puntando, è la formazione. Formazione nostra, formazione dei nostri dipendenti, formazione dei nostri clienti, formazione di tutti i nostri collaboratori sparsi su tutta la penisola. Quello a cui il nostro approccio di tipo commerciale è di tipologia SAFE, dove per SAFE non intendiamo salvezza, ma è un acronimo che va a definire quattro parole: Solution, Access, Value, Education. In pratica, noi con i nostri prodotti vogliamo fornire una soluzione a quelli che sono i problemi delle persone. Access, una soluzione molto accessibile e semplice da utilizzare. Value, ovviamente soluzioni accessibili di valore. E l'ultimo punto che, su cui ribadisco teniamo molto, quello dell'education, quindi della formazione, quindi educare i nostri clienti ma anche i nostri collaboratori interni per fornire soluzioni ad alto livello di accessibilità, alto livello di valore e anche facilmente utilizzabili. E siamo quasi giunti al termine, ingegnere, della nostra puntata, di questo appuntamento. Guardiamo allora al futuro di Securitaly, quali progetti e poi questa sicurezza digitale dove arriverà, dove vuole arrivare? Bella domanda. Innanzitutto i progetti sono tutti improntati per quanto riguarda la formazione. Nella nostra nuova sede stiamo iniziando un'attività di formazione e consulenza professionale sia per quanto riguarda l'utilizzo di tutti i nostri prodotti ad alta sicurezza, quindi con personale dedicato altamente specializzato, sia per quanto riguarda la conoscenza di quelli che sono i metal detector per hobbistica da noi venduti, sia per quanto riguarda gli apparati software, con un'attività di formazione per un corretto utilizzo a livello aziendale.
deve arrivare la sicurezza? Beh, dove arriverà? Non lo so. Ma quello che credo sia il punto di rottura che non deve essere superato è quello in cui superare le persone. Credo che la prima cosa, il valore, il capitale umano sia la prima cosa importante per quanto riguarda le aziende. Quindi sì, utilizzare e sfruttare soluzioni digitalizzate, ma pensare che comunque le aziende pubbliche e private sono comunque sempre fatte da persone. Questo è davvero importante. Prima di chiudere, mi è venuta in mente una cosa, ingegnere, in relazione alla sicurezza urbana. C'è collaborazione con la polizia locale per garantire questa sicurezza? Sì, tra i nostri clienti principali per quanto riguarda gli apparati di alta sicurezza vi sono tutte le polizie locali di tutta Italia. Abbiamo preso parte recentemente all'attività a uno dei più grandi convegni a Riccione, che si occupava di sicurezza per quanto riguarda a livello urbano. In tale convention abbiamo approfondito quelle che sono le tematiche principali per quanto riguarda la sicurezza a livello urbano e in queste attività di formazione all'interno del nostro nuovo showroom vogliamo dare anche la possibilità alla polizia locale di conoscere e capire come utilizzare tutti i nostri apparati. Grazie, grazie ingegnere per essere intervenuto, per averci fatto conoscere ancor più questo tema relativo alla sicurezza digitale. Grazie all'ingegnere commerciale di Securitaly, Luca Cimatti. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per l'attenzione. Al prossimo appuntamento. Arrivederci.